Audio, prova audio, alto, alto, altissimo, basso. Ok, eccoci qui. Iniziamo. Let's go. E ci avevamo lasciati che dovevamo prendere la chiave. La chiave l'abbiamo presa. E vediamo cosa dice il nostro amico Kyle. Avete ottenuto la chiave? Abbiamo. Perfetto. La porta è qua davanti. Mentre voi terrete gli accoliti occupati, noi ci intruderemo. Noi faremo intrufolare il dispositivo attraverso la stanza del rituale. È stata progettata molto tempo fa per adattarsi alla seconda torre, quindi avete la necessità di attirare il dweller in quel punto, in qualche modo. Sembra rischioso, ma sicuramente possiamo farcela. Una volta che lo vedrete in azione, non ve ne pentirete. Sei sicuro che funzionerà? Ora che abbiamo confermato che la magia dell'eclisse può essere catalizzata, assolutamente. Ok, abbiamo un piano. Ok, piano in atto, let's go. Master Key. Eccoci qua. Siete un po' in anticipo, mi spiace. Bene. Il dueller Frostfife non è pronto per giocare con voi ancora.
Lo sconfiggeremo, fatevi da parte, altrimenti. Molto coraggioso da parte vostra pensare che potete competere con tutti noi quattro messi assieme. Coraggiosi e anche un po' deludenti. Disillusi più che altro. Scovabili quei tizi. Kael, dove pensi di stare andando? Torna nel tuo laboratorio subito. Avete un problema molto più grosso di cui occuparvi in questo momento. Voi bifolchi. Certo. Incominciamo. Bene, li abbiamo tutti e quattro assieme adesso. Nice. Allora, iniziamo con una luna. Ah, la luna colpisce. Ho sbagliato. Sbagliato tutto. Oh, doppio attacco qua, maledetta. Ah. Con lui mi conviene attaccarne uno singolo. Ah, che ha lo scudo, il maledetto. Dodome. Ha lanciato un macigno. Vi attacco. Oh, fanno male sti tizi. Piantina tattica. Andiamo con il. Facciamo un Lunar Shield, va? Ovviamente le mancate tutte. Ok. Attacchiamo il primo. E attacchiamo sempre il primo. Ok. Le botte che sto prendendo. Allora, lei fa danno solo da veleno. Lo posso fare così. Fargli un attacco normale. Ciao Shu. Bene, qui hanno tutti di 90 punti, boia. Vale, seccata. No, buono. E con lui ci guadagniamo e basta. Non è molto funny averli tutti e tre assieme questi. Facciamo un attacco generale a tutti. Okay, un minimo di danno a tutti, glielo facciamo. Vabbè, abbiamo questo qua spamma la cura 135. Tantissimo.
quello continua ad attaccarmi. Il maghetto deve andarsene prima di subito. I drac mi fanno un sacco di danno. Ma tipo quello con lo scudo, c'ha lo scudo alzato, non posso fare niente io. Stiamo a curarci così, va? Dodici e tredici. Botto dei danni. Devo attaccare per forza, se no non ne esco più. E va segato il mago prima, come sempre. Sempre segami i maghi. Ok, ho mitigato i danni. Ovviamente chi non ha neanche il mana per fare l'attacco. Prima di gruppo 135 tutti i danni che gli ho fatto. Allora mandiamo lui e facciamo una mela a Vale. E botte che mi piglio. Allora, facciamo la ultimate con lui. A Vale, andiamo. Oh, che fa un botto di danni a tutti e cura anche. Con lei riusciamo a... Assolutamente no. Attacchiamo il mago. 58. Poi possiamo fargli un attacco doppio a lui. Non basta comunque. Che c'ha due punti quel maledetto. Questo cura tutti. E no, ho sbagliato il target, mannaggia a me. Devo bloccare almeno lui. Botto dei danni. Attacchiamo il mago. Ok. In qualche modo stiamo sopravvivendo. Molto malamente, ma sopravviviamo. Un po' di danni a tutti. Ok. Bene. Meno bene. Facciamo una nebbia che cura tutti, sì. 56 punti vita a tutti. Non male.
e continuiamo a picchiare. Oh, il mago se n'è andato. Meno uno. Ah, vale. Facciamo il Venom. Che almeno uno lo blocchiamo. E gli facciamo un bel po' di danni a tutti anche. E gli facciamo anche un bel attacco adesso. Di nuovo a tutti. Let's go. Prendetevi il potere della luna e del sole. E il secondo è andato. Torniamo con il Cormeshan e facciamo di nuovo l'attacco a tappeto. Vi è piaciuto questo, eh? 13.000 punti exp. Nice. Abbiamo difesa fisica, un punto mana, serve sempre, il punto mana servono come non mai, un punto mana anche a te, e caro amico vai di attacco magico. E vai con attacco fisico. E te, Zeil, prenditi i punti vita. Ah, come voi. Il cuore pulsante. Kaboom. Alla fine si è svegliato. Sveglio e pure arrabbiato. Presto, se ci sbrighiamo abbiamo ancora una chance. Sbrigarvi? Il duello vi percepisce il vostro odore. È troppo tardi per nascondervi. È esattamente quello su cui contavamo. Pazzi. Dritti nella pancia della bestia. Let's go, siamo dei pazzi. Pazzi scatenati. Pazzi per Gesù. Salvataggino. L'amuleto del solstizio sta tintinnando. Vai così, pestali tutti. Mi dai un feedback sull'audio, giusto? Voce giusta? Audio giusto? L'eclisse. Ok, abbiamo ottenuto l'eclisse. Sbrighiamoci. Mario, ok, nice. Poi sistemato un po' di cosine e le fa bene. Attenti! Sta tornando di nuovo. Let's go.
Cazzo, è un pipistrello gigante quel coso. Ma ok. L'unica cosa, la chat è nascosta dall'obiettivo dei followers, magari metterlo un pochetto più in alto. Ok, questo me lo appunto per la prossima volta. Che in realtà potrei farlo anche adesso, ma... Ma nope. Ed è in nero, soprattutto. Ah, perché le scritte sono nere. È la menata del non avere la chat decente, quella. Vediamo se la fissa al volo. Elementi. Questa. Questa la mettiamo qui e il testo lo facciamo bianco. Ok. Salva. Prova adesso, provate adesso. Poi che c'è? L'ultimo attacco ha bloccato l'entrata. Dobbiamo arrampicarci. Nice. Eccolo, Kael. Eccovi qua. Con i sette nani, i quattro nani. Kael, qual è il piano? Voi combattete quella bestia il più forte che potete e il cristallo assorbirà parte della vostra energia, parte dell'energia che rilascerete. Ogni volta che sarà completamente carico, spererà un raggio laser, fondamentalmente un laserone. Agli ordini! Ben fatto, team. Il dispositivo è calibrato perfettamente. È perfettamente bilanciato, come direbbe Thanos. Ora vi faremo strada. Buona fortuna, guerrieri del solstizio. Pronta, Valerie? Puoi scommetterci. Non possiamo far molto, ma vi supporteremo in ogni modo, in ogni modo possibile. Non toccherò il duello. Ma ce l'aveva detto. Garle, io vi guarderemo le spalle. Ah, il tizio di Monster Ranch. È giunto il momento. Allora, sole, spada, martello, tutto. Disorientiamolo una volta, così. Poi gli facciamo un attacco con lei e lo blocchiamo con lui. Che giocata! La giocata. Facciamo la stessa cosa. Beh, sì, effettivamente non è grandissimo, però bisogna vedere quanto picchia. Con lei attacchiamo base. Gli facciamo uno. Guarda come si alza il cristallo come un pistolone. È che devo attaccarlo per forza ogni volta con il potere del solstizio, altrimenti
non accumula magia. Ma non fa neanche tantissimo danno. Almeno fino adesso. Il laserone 5.005 danni. Quanta vita c'ha sto coso per fargli 5.000 danni e non prenda. Allora. Attacchino così, base. Asso, abbiamo. Ah, vediamo che quello fa solo il primo, ma pegato. Esatto. Mannaggia a me. Abbiamo la combo piena. Vogliamo fare? No, la teniamo per la cura e basta. Anche perché tanto non è che ci serva. Due colpi, uno con lei. E con lei facciamo una cura generica su tutti. Eccoci qua. Attacco base, attacco base. Ah, ma il cristallo adesso rimane anche alzato. Il potere dell'eclissi. Pigliatelo tutto. Perché dà una testata ogni volta poi? Qua facciamo sempre la strategia che funziona. Attacchiamo con lui prima e con Valerie poi. Ecco qua. Il suo laserino me lo piglio sempre, a prescindere, perché fa comodo. Allora, con lei, quando fa sta cosa, facciamo sempre la solita strategia che ci piace. Abbiamo doppio colpo e doppio colpo. Disorientiamo. Facciamo con lui, facciamo questa combettina. Guarda cosa vi faccio adesso. Sole Luna che se lo piglia. Si prende solo 20 danni. Il laser dell'eclissi fa quello che deve fare. Meno danni ha fatto sto giro. E sto coso butta giù la torre se continua così. No, no bueno. Esatto. Not funny. Zeila? Dove è finito? Il cristallo si è rotto. Ma il duello è ancora in vita. Non so cosa potremmo fare ora. Meno male che il mio zaino si è preso la maggior parte del danno. Sto bene, dovresti trovare Zeila. Ameshana è caduto da seduto fondamentalmente. Zeila!
Continuiamo a combattere. Andiamo, Zeil, gli facciamo il culo. Un danno alla volta, lo apriamo questo coso. Ho fatto 120. Zeila, non siamo messi molto bene. Esatto. Possono farcela, ma Shan, devi aiutarci adesso. Quindi ci sono delle regole. Non posso toccare il duello. Ehi, ma non è giusto. Non siamo, siamo stati solo gentili con te. E tu ci ripaghi in questo modo. Avete accettato le mie condizioni. Ma che si fottano anche le tue condizioni. Bam! Sei una pazza! Oh, ora l'avete veramente fatta grossa. Tutti sono qui. Cosa sta succedendo? Lasciate a me la diplomazia e ogni cosa possa succedere, non attirate la sua attenzione. L'attenzione di chi? Oh. Dell'uomo tentacolo. Ah, è l'altro immortale, questo. Come si chiamava? Il nostro Lord ha finalmente fatto ritorno. Il nostro Lord e il nostro maestro. Master. E Ferulla. Pensavo avevamo un patto. Non sono stato io. Oh, risparmiami. Le vecchie scuse. La fiala del tempo ha toccato un duello. Qualunque che sia stato tu o abbia permesso che accadesse, è tua responsabilità. Occhio per occhio, dente per dente. Ma da qui in avanti lo gestiremo a modo nostro. Duella Strife. In che modo? Flashmancer, maestro, noi. Primo. Sì, master. Sono onorato che si ricordi di me. Come hai potuto stare in vita per così tanto tempo? Sicuramente hai speso molto tempo al di fuori del castello. Ricordiamo che il castello è la stanza dello spirito e del tempo, fondamentalmente. In realtà si invecchiano e il corpo rimane giovane. Sacrifici. Sacrifici e dedizione. Abbiamo usato la rosa del vampiro, nomi a caso ogni volta. La rosa del vampiro. E raccontatemi, vi ha fatto male? Tutto il tempo. Interessante.
spesso la vostra dedizione. Maestro. Eppure mi suscita un duello. Chi ha fornito la luna insanguinata? Noi, i traditori. Avete i miei ringraziamenti. Qual è il vostro desiderio? Maestro, se permette. Avanti. La strega ha mostrato una capacità magica ineguagliabile. Credo che sarebbe una perfetta grande sottotenente nel vostro quartier generale. E cosa mi dite dell'altra? Preferisci dimenticarmi? E chiede solo la conferma che non dovrà più combattere contro questi giovani guerrieri del solstizio. Capisco. Non perderò di nuovo il duello a Strife. Accoliti. Maestro. Siete pronti per servirmi per tutta l'eternità? Non desideriamo nient'altro. E allora venite con me e la mia più preziosa creatura e al tempo debito vi mostrerò la vostra trasformazione. Sì, tutti voi quattro sarete fusi con il Dweller per diventare la sua coscienza. In un futuro remoto tornerete tutti assieme come un unico essere, il re di una nuova razza. Grazie, maestro. Bene, pazzo in culo sto qui. Vabbè, un tizio che c'ha i tentacoli nelle mani, fondamentalmente. Non intervenite. Questa creazione sarà implacabile. Ora credo che un contraccolpo sia in atto. Combattente, desidero dimenticarmi. Lo voglio. E non voglio combattere questi guerrieri del solstizio mai più. Cucù, ciao Melli. E allora facciamo in modo che non ci sia bisogno della tua presenza per un periodo molto lungo. Ora vai, segui il duella e gli accoliti. Ciao, buon appetito. Che mangi? Che mangi di buono? Valerie, non è troppo tardi se non abbiamo niente da discuterne. Zeila, voi due poteste venire con me ed essere liberi. Vattene! Dispiaciutissimo. Salva te stesso, è tutto quello che puoi farne per adesso. E Arlina, salvami
Se c'è un modo che troviamo ancora. Avanti, Bill Gates, vivi. Tutto quello che ho fatto, l'ho fatto per te. Ricordati soltanto. Abbastanza. È tempo di andare. Bill Gates, ti chiami così. Permettimi di darti una nuova forma ed un nuovo nome, in modo tale che possa esaudire tutti i tuoi desideri. Desideri. Tutta la mia vita ho fatto vari tentativi e tutti si aspettavano molto da me, solo per sentirmi dire ogni volta che ero troppo lento. Desidero solo una cosa, maestro, di sentire un adeguato ruolo, un adeguato posto per il ruolo che rivesto. Oh, non preoccuparti, quando avrò finito con te, sarai il più veloce che sia mai esistito. Non mi convince molto il ragazzone qui. E tu, strega? Sembra che il mio stato di il mio corrente può essere messo in pericolo a molto breve, molto presto. Aiutami a difenderlo. E ti lascerò padrona di tutto quel mondo quando me ne andrò. Queste condizioni ti vanno bene? Mi van bene. In questa giornata di vento e pioggia mi viene voglia di andare presto sotto le coperte. Anche lo dici, io sono già qua, io sono al PC ma c'ho da buon vecchio la coperta sulle gambe. Allora permettermi di donarti una nuova forma e un nuovo nome, in modo tale che possa esaudire tutti i tuoi desideri. No, io non è che la tengo a volte, l'ho tenuta, è iniziato il periodo, basta. Adesso fino tipo a marzo mi accompagna. Diventiamo un tutt'uno. Voglio potermi. Più potere, illimitato potere. Come l'imperatore Palpatine. Perfetto. Ora va. E sarò da te molto presto. Ora, dove è rimasto? Stati dietro di noi. Un occhio per occhio, quindi, Rishan che non può far nulla. Un singolo colpo. Questo era il patto. Perché sei preoccupato che non possano gestire, no, non possano più gestire la situazione? Fa del tuo peggio. Non sei nient'altro che un perdente. Garla! Attenti! Ecco Garla che fa danni e Rishan che salva il culo a tutti. Anche Ferrule è sconvolto, non capisce cosa sta succedendo. Pensavo che avevamo stabilito che fermare il tempo fosse impossibile. Come
Come hai fatto, Amishan? Non è fermo, veramente. Ho avuto. Sei andato via 10 minuti, che cosa è successo? Ti sei perso la fine del combattimento, la torre dell'orologio è caduta. E le stavamo prendendo dal pipistrello occhialuto. Il ninja si era rotta le balle perché Reshan non aiutava e quindi ha preso la fiala del tempo e gliel'ha lanciata addosso. Solo che c'era un patto con l'altro essere immortale che è stato infranto perché il tizio non poteva, Reshan non poteva colpirlo mai in nessun modo. E anche se la clessidra è stata lanciata da Serai, il patto è stato infranto. Il nuovo tizio, l'altro immortale, si è portato via tutti e creerà una nuova creatura immortale e adesso stava uccidendo praticamente tutti quando Reshan ha bloccato il tempo e sta dicendo che non è realmente bloccato. Ho avuto un'epifania mentre sperimentavo con i time loop. Esatto, colpa della tizia col veleno. Quindi i time loop sarebbero i cicli temporali. Il tempo può essere portato in uno stato di quasi completo. Che succede? Stilgar, Cappina, benvenuti. Ciao ragazzuoli, mi fate uno shottino a KS, che sono Stilgar e Cappina, due persone deliziose che portano contenuti un sacco belli e soprattutto delle belle persone che giocano ai retro game. Stavamo continuando con un sorprendente survival di From Software per PS2 del 2004. I titoli sconosciuti di From che non conosce nessuno, se non a parte qualche anima pia come voi siete. I mod quando servono non ci sono mai, ve lo faccio io lo sciottino. Andate, seguite stile. L'hai fatto. Ah, perdona, Shu. Stai buono. Buona cena e avremo occasione per vederci di nuovo. Intanto noi proseguiamo questo giochino, che siamo arrivati in un punto dove stanno succedendo un sacco di cose, un po' il climax di questa, secondo me, metà gioco. E abbiamo questo Rishan che stava sperimentando con il tempo, con lo spazio-tempo, un immortale che fa questi giochini. Non è proprio il massimo. E ha appena scoperto che il tempo non può essere completamente fermato, ma ci si può avvicinare molto creando una sequenza infinitesimamente breve e ricorsiva. Geniale. Un limite. Qualcuno che ha studiato matematica, l'abbiamo in chat. Un limite di infinitesimi piccoli segmenti che tendono a zero. Geniale. E suppongo che questi cristalli,
Le lucine che tanto piacevano a Melli. Tengono insieme questo ciclo temporale. Sono magnifiche. Come potremmo chiamarle? Frammenti del tempo. Nome azzeccato, direi, dato che tengono appunto un loop temporale. Sei sempre stato il miglior artista. Ciao Melli, buon lavaggio, più che buona cena a questo punto. Ti chiederei se posso tenerne uno, ma capisco che si dissolveranno quando spezzerai questo ciclo. Quindi, come sei stato? Come hai passato tutti questi anni? A speculare nei tuoi archivi per alcune centinaia di anni di nuovo? Quanto è abbastanza, Efraula? Non è ancora nessun riguardo da tutto il male e la sofferenza che lasci al tuo risveglio? Oh, per favore, non darmi nuovamente questa è l'azione. I due si conoscono da molto tempo. Questi guerrieri del solstizio. Perché stai viaggiando con loro? Non sono pronti per l'ascesa. Questo lo vedremo. Vedi che mi seguiranno? Ho guadagnato nuovamente. Uno schiaffo sulla spalla. Ti sei preso un'intera spe ti sei preso intere specie. Speci? Specie? Multiple? Lo sai bene anche te, come lo so io, che queste vite sono perse per sempre in ogni caso, una volta che ricomponi le varie linee temporali. Stai procrastinando di nuovo, ho notato. A sbagliare anche questa volta non sarà la cosa giusta, Efraula. La loro sofferenza è reale. E la stessa è la mia. Sai cosa, Efraula? Concordo. Saltiamo questo dibattito che abbiamo ogni volta. Ma per rispondere alla tua domanda, sì, credo che questi due guideranno, ti porteranno fuori dal tuo stato di potere, dalla tua attuale. Dalla tua attuale supremazia. Oh, non farmi ridere. Anche se in qualche modo riusciranno ad attraversare il mare di stelle, the Sea of Stars, la strega sarà la mia campionessa. E proprio come me, credo che anche tu possa dire che il suo potenziale è illimitato. Erlin, effettivamente, quella che tra i due aveva le palle non cubiche, gigantesche, cubiche e anche spigolose. Loro possono farcela, ne sono certo.
Ora, come sti guardando proprio quello? Shan vuole che quei piccoli innocenti bambini del solstizio e vuole metterli contro i loro ex maestri. E in qualche modo io sarei il bad guy, è un ragazzone cattivo. E pensare che avresti potuto fermarmi, a pensare che avresti potuto fermarmi solamente con uno schiocco delle tue dita. No, invece hai scelto di appenderti a questo inutile, a questa inutile speranza che tutto ciò possa cambiare in meglio in un giorno o l'altro. Basta con queste chiacchiere. Come vuoi. Grazie per questa chiacchierata, socio. E con uno schiocchio delle dita, il loop viene interrotto. Ah! Oh, Garl! Ah! Ah! No! Shan, fa qualcosa! Si è preso un colpo diretto e non ho una magia innata per proteggerlo. E non ha una, e lui stesso non ha la magia innata a proteggerlo. Anche io non posso aiutarlo, mi spiace. Chi è il perdente adesso, eh? Sarai morto in pochi istanti. Hai qualche ultima parola? Ah, ah, Garla, no. Non possiamo perderti. E Zeil risuona con il potere del sole. Zeil, il vecchio nebbia. Eccolo, Babbo Nebbia. Elder Mist? C'è qualcosa che il tuo amico deve vedermi prima che venga meno. Ma è tempo. Lascia che scorra dentro di te. Abbraccia il tuo vero potere e porta Garl da me. Il Babbo Nebbia! Dobbiamo andarne proprio adesso. Cosa? Ma è troppo lontano, Garl sta morendo. Non lo vedi, Valerie? La distanza è sempre corta se possiamo volare. Garl ha imparato il teletrasporto. Solen. Ah, il potere del dio Solen. Zeil. Così è veramente la scintilla. Dopotutto, oh, ha schivato l'attacco. Fuggi me intanto che puoi, Flashmancer. La strega ed io aspetteremo. Venite se avete il coraggio. Garl! Anche loro, anche lei si teleporta. Luana. Il dio del sole, Solen, e la dea della luna, Luana. Presto! C'è praticamente tutti che fanno quello che vogliono qui, boh. Un immortale, una che si spaccia, è palesemente una ninja che si spaccia per pianata. Due predestinati. Abbiamo tutto, direi. Va bene, Shu.
Ti senti meglio? Io non proprio. Zale, fa veramente male. Mi spiace, amico. Mi sento sempre più freddo. Graflo. Ehi, alla fine abbiamo volato. È stato bello. No? Non perdermi, Garth. Risparmio le energie. Ho questo momento toccante. Garth non può crepare, no? Quindi andrete a inseguire Eternina e il Flashmancer. Non importa adesso. Sembra che abbiano lasciato per un posto molto, molto lontano. Non preoccuparti, Garth. Resta con noi. Speravo di potervi aiutarmi a raggiungere quel posto. Speravo di potervi aiutare un'ultima volta. Babbo Nebbia! Oh. Quando la morte è vicina. La profezia, i capitoli irrisolti, i capitoli irrisolti della profezia di qualcuno si avverano. Sta morendo Garth, Zatian! La via per poterlo aiutare potrebbe essere in questo posto, permettetemi. Salvalo, Babbo Nebbia. Proteggi Garth, non se lo merita. Ci ha salvato. Valerie, ho appena avuto una visione. Credo di sapermi. Come aiutarvi per inseguirli? Grazie, Babbo Nebbia. Ora capisco. Il mare di stelle, The Sea of Stars. È troppo tardi. Se avessi avuto solo un altro giorno. Avanti, ragazzo. Non posso farlo se non lo chiedi. Quando quel momento verrà, chiedete aiuto alla fiala del tempo. Arishan, chiedo una fiasca del tempo preservato. Arishan, grazie. A posto, momento tragico il climax, basta, finito. Easy. Ok, quello ha colpito nel punto giusto. Mi sento come se. Come se stessi morendo. Ehi, sono. Ascolta attentamente, Graham. Quella sensazione eterna che stai sperimentando è un effetto collaterale del tempo. Wormwood, che vuol dire di preciso? Fammi cercare giusto, perché io dico preservato. Preso in prestito, esatto. Cioè, preservato in un certo senso va bene, ma preso in prestito è meglio.
la magia di quella pozione ha funzionato solo perché tu hai avuto la chiarezza di quello scopo. Sta esistendo fra le realtà, in mezzo alle realtà. Il tempo preso in prestito ti terrà in questa dimensione fino a quando il compito sarà compiuto, ma devi capire. Alla fine morirai comunque. Questo non può essere cambiato. Che culo. Beh, alla fine tutti ci muoviamo. Va bene, ho capito. E so esattamente cosa fare. La prima cosa... Garla. Cioè, ti stai comportando come se niente fosse sbagliato. Non ho molto tempo, Valerie. E voglio utilizzarlo al meglio possibile. Non dire così. Deve esserci comunque un modo. Non c'è, mi spiace. Se usate il tempo per qualcosa di diverso dagli scopi per cui è stato prefissato, il tempo preso in prestito sparirà istantaneamente. Ragazzi, va tutto bene. Ho già fatto tutto quello che un sempliciotto di Moon Cradle aveva il diritto di fare. Tutto quello che voglio è un'ultima avventura con voi. Garla. Vedere che il compito finale di Garla è quello che estenderà il suo tempo preso in prestito il più lungo possibile. Tu non puoi capirmi. Non possiamo perderlo. È troppo tardi per quello, Valerie. Voglio aiutarvi un'ultima volta. L'ha deciso lui, ragazzi. Dai, si è sacrificato per voi. Prendetelo. È un atto. Ci spiace, ma ha fatto la sua scelta. Potete fare questo per me. Per favore, è il mio ultimo desiderio. Avete solo la possibilità di solo uno, di sceglierne solo uno. Oh, avanti. È questo o niente? Contiamolo come se fosse giusto, va bene? Mio! Prendi popcorn, che qui succedono cose. E va bene, contiamolo come ultimo desiderio. Contiamolo. Bene, facciamolo. Per attraversare il mare di stelle, The Sea of Stars. Ci sono delle persone a cui dobbiamo chiedere il permesso. Ciao mio, come stai? Che dici? Che racconti? Abbiamo bisogno di una moneta del contratto, di contratto. Ma so solo questo. Dove sono queste persone? Molto più in alto. Credo che tutto bene, stanchina. Avevi bisogno di una bella storia e di che mi trovi in live. Hai visto? Tra l'altro siamo praticamente, penso, a metà gioco e stanno succedendo un sacco di cose. Credo che la storia del volo
è stato solo un assaggio di quel momento? Credete che la storia del volto sia stata solo un assaggio? Sì, non sono troppo sicuro di come ci siamo riusciti. La connessione ha avuto luogo, ma i vostri nuovi poteri necessitano di più tempo per svilupparsi. È ok, c'è anche un altro modo. Quel misterioso santuario in mezzo all'oceano, a sud dell'isola di Mesa, è collegata a tutto ciò in qualche modo. It ci può portare più vicino. Andiamo. It è la statua gigante. Cioè, in tutto questo abbiamo scoperto che i nostri maestri, ex maestri, oltre che al traditore, saranno anche probabilmente i semi-boss finali. Quello che pensavamo essere il boss finale è semplicemente l'animaletto del vero boss finale. E cos'altro? È che il boss finale è il compagno di questo Roshan che abbiamo assieme e che è un immortale che vive da centinaia e centinaia di anni. Tutto nella nora, ma insomma, niente di anomalo da segnalarmi. Garl, ah sì, abbiamo un'altra notizia. Garl è stato ucciso, ma è ancora in vita e vive tra le dimensioni. Grazie ai poteri sempre di questo Roshan. E niente, sono successe cose. Andiamo da Kukar, che non mi ricordo assolutamente dov'è. Esatto, qua. Ma sì, cosucce. Niente di. Volevi una storia, niente di impegnativo e siamo giunti qua. Ok, io devo andare qua sotto. Andiamo qua sotto, ma in tutto questo io non posso neanche salvare. Va bene, andiamo avanti. Salvare per i deboli. Skyward Shrine Bridge, ponte del santuario per il cielo. È molto deliziosa, assolutamente. Ma sì, è semplicemente da 50 minuti che non sto salvando, quindi cosa vuoi che sia? Cosa vuoi che succeda? Il santuario che hai visto è quella cosa laggiù? Sì, ne sono proprio sicuro. E questo è il modo in cui raggiungeremo colui che ci permetterà l'accesso al mare di stelle, al Sea of Stars. Che inizia, oh, finalmente iniziamo a sentire un po' anche da dove viene questo titolo. È troppo lontano per essere raggiunto. Nella tua visione hai visto qualcosa su come poterlo raggiungere? Io non proprio, so solamente che molto in profondità c'è tutto quello di cui abbiamo bisogno. Beh, abbiamo il potere di andare sott'acqua. Valerie? Oh, anche lei sblocca il suo potere? Il potere di creare percorsi sulle acque? Le vie sull'acqua. Ma quella che la racconta meno giusta tra tutti è la ninja che ha dei poteri troppo particolari per essere una persona normale.
Mosè divide le acque, le innalza anche. Ecco, bravo Valerian. Una via a nostra disposizione. Piuttosto impressionante. Come lo sapevi? L'oracolo delle maree mi ha detto che avrei potuto sentire la connessione. È stato incredibile. E ora possiamo camminarci anche sopra. Avanti, andiamo. Ma poi anche lo sprite e gli sprites dell'acqua. Ma che bellini. Tutto in pixel art, eppure bellissima. Let's go. Posso accamparmi? Posso salvarmi forse? Riposiamo. Prima cosa. Ho riposato e mi ha cacciato via dall'accampamento. Però a riposarmi. Zeil, che se lo lasci qua fa 2800 flessioni una dietro l'altra senza fermarsi un momento. Il regno nelle nuvole. Va bene, riposiamo di nuovo. Che sembra essere l'unico modo per lasciare l'accampamento. Andiamo in questo santuario del cielo. Che ci teletrasporta letteralmente in alto, immagino. Santuario nel cielo. Oh, questo ha fatto solletico. Ha funzionato? Certo che ha funzionato. Questo è sicuramente il posto. Andiamo. Let's go. Siamo letteralmente nel cielo. Ma la mappa mi fa vedere anche la mappa. Ed è l'unico punto che non si vedeva nella mappa. Eccoci qua. Beh, ma ci sono degli stagni dove pescare anche nel cielo. Skypiea, levati proprio. E possiamo pescare che cosa? Delle stelle ninja? Di pesci stella ninja? Oppure altre bestioline? No, mancato i. Vieni qua. Ci sono delle mante, vedo. E altre bestioline che non capisco cosa sono. Ma questo è un riccio. Un riccio di mare. Prendiamo i filetti di pesce. E qua c'è la manta. Dai, che l'avevo presa. Ovviamente le mante più difficili si muovono un botto. Vieni. Vieni. Non può essere un vero RPG se non esiste il minigioco della pesca. Cioè, se non se la infilano in tutti gli RPG, non è il nome, non può essere tale.
facciamo anche scappare i pesci. Bene, le specie prese e quindi possiamo ritenerci soddisfatti. Dove andiamo? Sinistra, destra? Di lì c'è il mega palazzo. Terra del cielo dell'elementale. Molto altisonante come nome. Vediamo che c'è. E ci serve una chiave, ovviamente. Non accessibile at the moment. Prossimamente. Ah, e in tutto questo, non so se l'avevi già visto, abbiamo il potere anche di cambiare il sole e la luna a nostro piacimento. E soprattutto l'illuminazione. Nella mappa così non rende tantissimo, negli scenari più dettagliati invece, vediamo se entriamo in città, rende non tanto di più. Wow! Chi l'avrebbe mai creduto, eh? Sapete che cosa state cercando qua giù? Un'udienza? Una cosa? C'è un concilio? Qualcosa di simile, credo. Beh, guardiamoci attorno. Quindi neanche noi sappiamo. Proprio questo dicevo. Le ombre, l'illuminazione. Nebbia, nebbia, tramonto, crepuscolo, notte, alba. Deliziosa. E questo? Sono dei piedi giganti questi. Ok, e qua che c'è? Ma questi cosa ci fanno qua? Ma scusate. Ma che fate qui voi? Ma ti cambia qualcosa anche a livello di sfida? A livello di sfida no, ma ci sono degli enigmi basati sul cambiamento del clima. Quello sì, del tempo più che del clima. E adesso ti faccio sentire questa band, a parte che sono gli scappati di casa che ci seguono da inizio gioco fondamentalmente, suonano le host di tutti i posti che sono visi stati visitati nel corso del gioco. In formato con gli strumenti che utilizzano, quindi con un basso, con l'orchestrina. Come vi sembrano le nostre melodie? E qua posso cambiare appunto le canzoni. Tipo questa è la musica che si sente di solito durante i combattimenti, ma è riarrangiata in questo modo. Molto molto curato e fatto bene, assolutamente. Grazie.
Ah sì, ci sono. Avevo toccato per sbaglio il mic. Dicevo il giochino della fortuna e della casualità. Ma con le rotelline un po' più forti qua, adesso è un po' più fattibile e gestibile la cosa. Vediamo se il mago fa la magia. Un danno basso e uno alto. Easy. Le prime volte era difficilissimo perché due rotelline avevano gli spazi vuoti e quindi per forza partevi con due pezzi vuoti. Salviamo. È una gran vittoria questa che va portata a casa. E ci sono sti tizi giganti, che boh. Se avete bisogno di riposo. Ho un piccolo angolo per i visitatori della vostra taglia. No, stiamo bene così. Non fate i timidi. No, non facciamo i timidi, semplicemente non ho bisogno di riposo. Piccoli visitatori. Luana ha predetto la connessione alla fine. Piccoli, piccoli amici, siete diretti per incontrare il consiglio? Se è così, vi auguro buona fortuna. Può essere veramente difficile. Oh, guarda che alza i piedi, ma che bello! Ma che belline ste cose. Abbiamo trovato dei True Silver Daggers che equipaggiamo subito a Serai. Calma, con calma. A parte mi sa che non ci posso parlare con quello là in mezzo. Hello! Laggiù sono il fabbro locale. Quello che alza i piedi mi sa che non posso parlarci, dopo ci riguardo, ma mi sembrava di no. Alcuni dei gioielli più piccoli che ho creato dovrebbero essere perfetti per la vostra taglia. Volete dare un'occhiata? Sì, voglio quel martello gigante che stai utilizzando. Equipaggio. Prendi. La musica, lo strudel alle pesche. Prendiamo. Assolutamente. E vediamo questo qua che alza i piedi. Ah sì, qua in mezzo. Posso vedervi, non preoccupatevi. Non schiacciarmi, gigante. Ma da qua io potrò lanciarmi, poi è chiaramente un punto dove lanciarsi nel vuoto questo, tipo Kaido. Io voglio essere il Kaido di questo gioco. Voglio lanciarmi dalle isole del cielo. Qua abbiamo Hermes con i sandaletti con le ali. Abbiamo il farziere, fammelo prendere. Al concilio degli dei. Chi chiede udienza? Presentate voi stessi. Garner, lasciamo parlare veramente, raga. Io sono colui che chiede udienza. Possiamo sentirti benissimo, non c'è bisogno di guardare. Cretino. Ops. E il nome? Garla. E il tuo titolo? Cosa? Il titolo. Il suo titolo è Cuoco Guerriero. A posto. Sanji.
Luana? Mica l'hanno già percepita? Oh! Mumble mumble. Fuoco guerriera. Abbiamo capito che sei sotto l'effetto del tempo preso in prestito. È vero, è una richiesta. Parlo dunque. E per i miei amici qua giù. Voglio che gli lasciate il permesso di accedere al mare di stelle. Comprendi quello che ci stai chiedendo? Assolutamente. E chi? Non mi viene il termine, cazzo. E chi? Chi mette garantire, ecco. Non mi veniva la cavolo di parola. E chi garantirà per te? Garantire? Non lo so. Pensavo che noi venissimo qua e io lo farò. Mi chiamo Shanna. Shanna, fratello mio proprio. Grande aquila. Ci onori con la tua presenza. Dici dunque, possiedono la chiave? Sì, hanno reclamato la Vespertine, la Vespertine. Possiedono la forza? Sì, Luana e Solen si sono risvegliati. Il loro desiderio è quello di accettare il dono, l'ultimo dono dal loro amico e completare la loro avventura. Possiedono la volontà della Will of D, la volontà dei discendenti della D. La possediamo, Serai. Lei ne ha troppe da raccontare la statizia. E come ha fatto ad arrivare fin qui? Determinazione. Lei non sappiamo chi è. Lei è una tizia coi poteri della Madonna che si spacciava per un pirata e che sa troppe cose e fa la misteriosa. Vediamo che questo gruppo di viaggiatori ha tutti i requisiti. E questo lascia solo la questione del deed. Fammi vedere anche deed, dovrebbe essere compito. Deed. Deed, deed, deed. Dell'atto, dell'azione, del compito, sì. E il cuoco guerriero cosa intende offrire in cambio del passaggio per i suoi amici? E Sarai che viene qui, dice determinazione e se ne va così. Spero tu abbia un piano. Bene, cosa ci proponi? Sveglierò lo sleeper. Vuoi portare la distruzione totale in questo mondo? Cosa ti fa credere che accetteremo una simile proposta? Non preoccupatevi, lo renderò un cucciolone di nuovo.
Il Babbo Nebbia una volta mi raccontò che ho la possibilità di placare uno spirito a lungo tormentato. È questo che intendeva, ne sono certo. Questi qua che continuano a mumblare in questo modo. Questo è un ordine importante. Qual è il tuo piano? Le rune nelle Murlans. Non ero sicuro in primo luogo, ma adesso conosco che cosa significano. Non ci sono più ovates, quindi come farai? Completerò il rituale degli elementi cucinando con loro. Impossibile! Impossibile! È questo che vuole. No, non è quella Junior, scusate. Accettiamo il tuo piano. Come userai l'acqua? Uno stufato magico? Crescere le piante per far crescere immediatamente le piante di cui ho bisogno. I mostri di mare sono estinti. One Piece, Easy Monster. Il re dello stufato magico non si manifesterà senza una scaglia incantata. Non preoccupatevi, conosco il posto dove poterne trovare una. E a proposito del fuoco, il calore naturale del vulcano senza nome. Prospoterus, Prespoterus pretenzioso. Il mostro di lava ti ucciderà istantaneamente. Esatto, è One Piece questo. Il mare di stelle non è più basato sui quattro mari, i quattro grandi mari, ma sulle stelle. Il mostro di lava ti ucciderà istantaneamente. Ma va tutto bene, i miei amici sono piuttosto forti. E la terra? Il vulcano sarà terraformato dalla magia, così potrà usare la sua sommità come un recipiente gigante per cuocere la mia creazione. E suppongo che conosci solo lo stregone? Certo che lo conosco. E quel vulcano finalmente avrà un nome, la montagna Kiln. Ragazzo, non tentare troppo la tua sorte. Ci piace quel nome? E questo lascia l'ultimo elemento. In che modo il vento entrerà in gioco? Cattureremo Zephia in una bottiglia. E quando la mia creazione sarà completa, è la torta di Big Mom questa. E quando la mia creazione sarà completa, lascerò che il profumo venga trasportato alle narici dello Sleeper. Perché hai bisogno di un recipiente, come si chiama, di una padella, di un paiolo grande quanto un vulcano? Perché cucinerò, sformerò il più grande
pezzo di pane che il mondo abbia mai visto. Minchia Sanji, veramente questo. Che fa la turata in 3 ore. E cosa ti fa credere che tutto questo sarà sufficiente per rendere di nuovo amichevole lo Sleeper? Oh, avanti. Nessuno può essere imbronciato quando si sveglia con l'odore di un pane ben cotto, di un fresco pane ben appena sfornato. Molto sempliciotto, ma con i piani giusti in mente. Beh, non troviamo nessun controargomento valido. Se veramente puoi placare lo Sleeper, garantiremo ai tuoi amici l'accesso al mare di stelle. Il vulcano è ora aperto. Avete bisogno anche di questa. Una chiave con le ali? La chiave del vento. Ok. Bel lavoro, Garla. Sì, è andata piuttosto bene. Non ho mai visto il consiglio così facilmente, convinto così facilmente. Ok, adesso torniamo indietro e pianifichiamo tutta questa faccenda. E direi che è un buon punto per fermarci appena finiscono questi dialoghi. Ehi, qual è il tuo nome? Punti! Perché lo chiedete? Grande, un secondo. Ok, non ho molto tempo, quindi dovremmo dividerci. Cosa? Io sto con te. Non c'è tempo. Abbiate fiducia in me, ok? Io mi occuperò della terra, in ogni caso. Nessun pericolo sul mio percorso. E dove si trova? Vi ricordate di Malcolmud? Malcolmad? Ha promesso che sarebbe venuto in aiuto se qualcuno con un buon intento avesse avuto bisogno della sua magia. Credi che possa terraformare un vulcano? Yup. In più, il disegno che ho in mente è piuttosto lineare. Ok, Zayn, tu ti occuperai dell'arnia. A ovest di questo posto c'è un'isola nel cielo che puoi accedervi usando la chiave del vento che ci hanno appena dato. Trova Zephyr e imbottiglialo. Cioè, l'imbottigliare Zephyr mi ricorda tanto il primo Dragon Ball, quando andava sigillato il grande mago piccolo all'interno della boccetta. Consideralo già fatto. Valerie, tu hai in carico il fuoco. Attraversa il vulcano e sconfiggi il mostro di lava, così che potremo reindirizzare il calore e terraformare la sommità in un paiolo gigante. È ricevuto. Sarai. Rimane solo l'acqua. Dopo aver lasciato Valerie al vulcano, chiedi a Hortense di portarti di nuovo nel mare dell'incubo. No, la usavano giusto un paio di volte. Il tizio, il maestro che cercava di
di sigillarlo e poi Tenzing che la usava e basta, mai più. In Super l'hanno ripescata. Ci stava alla fine, cioè quando il Dragon Ball era ancora carino. Serai, tu tornerai nel mare dell'incubo, ma per favore, non uccidere il Valion. Abbiamo bisogno solo di una scaglia. Ok. Una volta che hai la scaglia, portala a Tix, nella città di Mirth. I suoi paesani si raduneranno e si raduneranno per crescere e raccogliere i germogli. Prendine più che puoi e caricale sulla Vespertine e incontraci al vulcano. Bene, questo. O meglio, sulla montagna di Kiln, quando avrà cambiato nome, credo. Ho capito. Quindi, per prima cosa, quelli che useranno la nave. Valerin Serai, per favore, state di fronte a punti. Esatto, la usa Mutan e poi l'ha insegnata in Sing. E io? Cosa devo fare? Era Shana, te... Oh, pensavo che tu non fossi autorizzata ad aiutarmi. Questa faccenda non è legata a un duello. Sono libero di scegliere. Ah, ok. Beh, i quattro elementi sono già segnati, ma credo che puoi unirti a qualcuno del team. Non ci sarà alcun pericolo nel mio percorso, quindi chi vuoi aiutarmi? Reshan aiuta tutti e tre, esatto. Cioè Reshan, guardalo quanto cazzo è OP. Questo uomo è proprio qualcosa. Ok, vale. Ora di Cooker. Cooker. Bam. Minchia al volo. Pelé. Prossimi. Figo, non è vero? Bene, Zeila. Ci vediamo alla montagna di Kiln una volta che avrai fatto tutto il necessario. Riguardati, Garp. Puoi scommetterci. Sta già morendo, ma... Sto bene, non preoccuparti. Stol! Spam! L'isola nel cielo è a ovest di questo villaggio. Fa strada. No, il punto di lancio non è un punto di lancio. Quindi, prima cosa. Erbol forziano che c'hanno qua. Esatto, volevo buttarmici io da quella piattaforma. Seconda cosa. Andiamo a fare un bel salvataggio. E in questa schermata di pausa vediamo un po' chi c'è online, che siamo in qualche persona e un raidino possiamo farlo, intanto che cerco, o se avete nomi che volete consigliarmi. Siete ben accetti. Intanto che guardo, ringrazio a chi
è rimasto, a chi si è divertito, a chi si è intrattenuto. Se volete unirvi al gruppo Telegram, punto esclamativo Telegram in chat, che vi esce il link al gruppo, che viene spammato anche ogni tanto dal bot. Allora, chi supporta Spider-Man, direi che lo evitiamo, che non voglio spoiler. Abbiamo il buon Brian che ci porta Azure Strat e andiamo da lui. Lo facciamo un giretto da Brian. Hai mai visto te, Vivek, Azure Strat? Ignorantissimo, bellissimo. Uno di quei giochi che rimpiango di non avere né una PS3 né una Xbox 360. Lo devo emulare prima o poi quel gioco. Tra l'altro gioco che cercherò alla fiera, che cosa? Azure Strat o cos'altro? Azure è uno di quelli che voglio giocare assolutamente. Non ho avuto le console di quella generazione ed è sempre una figata incredibile. Comunque, di nuovo, grazie a tutti a chi è stato. E facciamo un raidino a questo ragazzone che porta un sacco di bei contenuti e fa anche delle ottime analisi, soprattutto sui Final Fantasy. Quindi se siete dubbiosi, avete un dubbio su qualcosa, chiedete a lui e vi sarà detto. Ciao ciao a tutti e ci sentiamo alla prossima. Buonanotte. Let's go.